Torino-Crotone. Invito quindi sul palco i nostri giocatori. Per Torino FC Esports Team invito Jock 86 e Andreigno 92. Prego ragazzi, forza che è l'ultima. Invece per FC Crotone Esports invito alla postazione Teclas 93 e Rafinter 934. Benvenuti ragazzi, scaldatevi, anche se ormai la giornata è andata, quindi siete già belli pronti. Io passo la palla ai nostri caster e in bocca al lupo per la partita. E la vediamo anche la stanchezza al viso, nel volto di questi giocatori che hanno veramente, sono staccano visti, sono scesi veramente in campo molteplici volte oggi. Adesso prova a farlo Teclas con il Crotone, a chiaramente a tenere vive le speranze del Crotone di piazzarsi il più in alto possibile in questa classifica. Dall'altra parte Jock 86 per il primato. Esatto Tommaso, in questo atto finale è il Torino a giocarsi evidentemente il tutto per tutto, con tre punti, con una vittoria. La formazione granata arriverebbe al primo posto, scavalcando tra l'altro l'Atalanta, e ovviamente è chiaro che il Torino in questa partita metterà in campo quello che è il pro player che nella giornata ha regalato più soddisfazioni ai granata. Jock 86, davvero autore di prestazioni eccellenti, tra l'altro mai sconfitto. Non ha perso una all'interno di questo torneo. L'unica sconfitta è arrivata ai danni del suo compagno di squadra, e quindi per Jock 86 viene chiesto un ulteriore, ancorché importantissimo, ultimo sforzo in questa partita, appunto Torino-Crotone, che stiamo per vivere assieme. Dall'altra parte Teclas 93, davvero opaco quest'oggi, ha la possibilità di riscattarsi andando a centrare il terzo posto con il suo Crotone in caso di vittoria. Un Teclas 93 che deve far valere la sua enorme qualità offensiva, lui che sa veramente giostrare i suoi attaccanti, Simi, Rivier e i vari, chiaramente i vari tenori di cui dispone il Crotone, e per dare a provare a scalfire chiaramente una difesa davvero granitica, quella del Toro guidato da Jock 86. E di Jock 86 abbiamo elogiato sicuramente la concretezza, è l'avversario in assoluto più fastidioso da dover affrontare in questo girone. E in questo girone B appunto è ovviamente due vittorie e due pareggi all'attivo per lui sino a questo momento, ma pochissimi spazi concessi agli avversari, e viceversa grande concretezza con le occasioni create. Tommaso, è arrivato il momento dell'ultimo atto, Torino contro Crotone. Li abbiamo visti gli sguardi dei pro player concentratissimi, si rendono conto dell'importanza capitale di quest'ultimo match per entrambe le formazioni, per entrambe le compagini. Torino-Crotone iniziata esattamente da due minuti, quando Vojvoda si trova in possesso di palla, prova a interagire con un suo compagno, interviene Edoardo Enrique, poi prova a lanciare Simi a sinistra, Dragus, eccolo il giocatore di riferimento lì davanti, ancora Edoardo Enrique, c'è un buco dentro per Simi, è solo Simi, primo squillo, risponde presente anche Milinkovic Savic, 5 sul cronometro, un'ultima sfida che è partita col botto. Eh sì, hai parlato in fase di introduzione alla partita della grande abilità di Nicolò Sesto di Teclas nel gestire i propri attaccanti, ci ha dato subito prova di questa sua peculiarità, libera subito davanti al portiere Simi, la cui conclusione viene però molto bene neutralizzata. Bremer a sventagliare a sinistra per Singo, si rifugia in Buongiorno che deve giocarla, lo fa con Bremer, 6 sul cronometro, non ha fretta di pungere in avanti Jock 86, ora recupera una buonissima palla Teclas sulla tre quarti, prova a scambiare con i suoi tenori lì davanti, attenzione a Rojas con una finta di tiro fermato da un centrale difensivo del Torino che interviene sul pallone, era una grossissima chance lì per Rojas per colpire a rete, riparte con calma anche Teclas, qui non ha fretta, fa girare la palla da dietro con D'Aprile, si rifugia nuovamente in Gigi che apre a destra per Rispoli,
non hanno fretta i due player, c'è tanta tensione in quest'ultimo match al Vise. C'è tanta tensione sicuramente soprattutto dal lato del Torino, in realtà il Crotone non ha molto da guadagnare da un'eventuale vittoria, non ha molto da perdere viceversa da una sconfitta, quindi giocherà sicuramente rilassato Teclas che ha iniziato infatti sicuramente meglio questa sfida, si è reso subito pericoloso nei primi minuti, adesso ha a disposizione una nuova punizione in zona offensiva, vedremo come andrà a sfruttarla. Lo sappiamo, gioca 86 essere davvero sornione, poi colpire in maniera letale in contropiede, qui deve difendersi, lo fa bene con Milinkovic Savic, 16 sul cronometro, Vojvoda può galoppare sulla destra, c'è spazio, c'è campo, se lo prende Vojvoda, nessuno si contrappone alla sua fuga sulla corsia di destra, poi scarica centralmente per Baselli, si rifugia in singo, scambiano bene i due con il triangolo che si punta in questo istante, Belotti scarico sbagliato, arriva in qualche modo il centroavanti, il numero 10 del Torino che serve Vojvoda, poi ancora Simone Zaza deve inventare qualcosa lui con il suo mancino, un giocatore veramente di riferimento assoluto, poi Zaza scambia corto con Belotti, palla dentro, cancello, miracolo qui di Teclas 93, che bella azione di Jog 86, l'abbiamo detto, sornione quando c'è da attaccare lo fa e lo fa veramente bene. Sta prendendo sicuramente coraggio dopo un inizio sicuramente di partita un po' contratto qui in seguito a un'ottima rete di passaggi, ha liberato solo davanti al portiere Rosario Cancello, la cui conclusione però è stata neutralizzata dall'estremo difensore calabrese, calcio d'angolo, vediamo Baselli dalla bandierina, 21 sul cronometro, c'è Mandragora che la possibilità di esplodere questo destro che sibila a sinistra del palo difeso probabilmente da Alex Cordaz, Baselli con un calcio d'angolo qui col destro ad uscire a cercare un'incornata di Bremer o di Singo delle sue torri, cerca Zaza sul fondo, altra occasione per Gioco 86, lo rivediamo questo replay, bellissima l'elevazione di Simone Zaza, c'è stata anche una deviazione, quindi si ripartirà con un altro calcio d'angolo affidato sempre ai piedi di Baselli, il calcio d'angolo questa volta verrà effettuato con un destro a rientrare Mandragora, c'è spazio ancora per un destro, non lo effettua ancora Mandragora, palla dentro, cercare Zaza, forse un po' troppo lunga, è così, bella iniziativa però qua di Gioco 86 che manovra e poi prova a colpire con queste verticalizzazioni improvvise. Esatto, Mandragora però mancino naturale, ha cercato due soluzioni molto difficili di destro, non è stato fortunato sicuramente, però questo arrembaggio di Gioco 86 ha messo nuova pressione a Teclas 93, adesso vediamo come risponderà il Crotone con questa sua azione offensiva, azione che però sfuma e allora sarà il Torino a ripartire con Baselli, con Gojak, Tommaso. Sì, chiaramente questo Toro prova a spingere per guadagnarsi il primo posto, un Crotone che chiaramente ha tanto da guadagnare invece da anche lui da questa sfida in caso di vittoria, l'abbiamo ricordato in presentazione di questo match, si collocherebbe a un terzo posto di questo girone B che sarebbe importantissimo per il proseguo e per i playoff che poi saranno chiaramente disputati nelle fasi successive. Qua Vojvoda prova a galoppare sulla corsia di destra, ancora Vojvoda centralmente a trovare Baselli, 32 sul cronometro, tergiversa Baselli poi col sinistro ad allargare per Singo, non ha fretta Singo, doppio passo lì sul pallone, danza, non c'è spazio, trova ancora Baselli un sicuro rifugio, qui Belotti si può girare, può far male, dentro per Goia, contratto in un primo momento e poi Gojak, 1-0, la qualità offensiva del calcio di Jog 86 che con Gojak al minuto 35 trova il gol dell'1-0. Una grande qualità offensiva, una grande rete di passaggi, ma adesso lo vedremo anche nel replay, mentre ovviamente i giocatori del Torino festeggiano e giustamente per un vantaggio importantissimo, vediamo quindi la rete di passaggi, il pallone che da Belotti finisce a Goia, che resiste a questo contrasto con una caparbietà ferrea, alla fine con il sinistro sotto misura batte il portiere del Crotone, nulla da fare qui per Teclas 93, vantaggio tutto sommato meritato per Gioco 86. Ma guarda come ha lavorato bene quel pallone il gallo Belotti, che poi ha servito per la corrente Goia, che si è inserito con i tempi giusti, ha controllato con il destro e poi ha
Fitto, l'estremo difensore del Crotone, per l'1-0 quando i minuti nel corso di primo tempo sono 35. Vulic varca adesso la linea mediana del campo con D'Aprile, arriva in suo supporto ancora Vulic, centralmente cerca Dragus, si deve svegliare il Crotone, lo fa con Rojas, altro brivido qui che viene sventato dalla manona aperta di Vania Milinkovic-Savic. La rivediamo questa azione bellissima al Bise. Esatto, la conclusione è cercata da Rojas di sinistro e a palmo aperto è arrivata la risposta puntuale e presente da parte di Vania Milinkovic-Savic. Non è tardata la reazione di Teclas e adesso calcio d'angolo per lui. Vulic dalla bandierina, attenzione, prova il gol olimpico e qui sventa ancora Milinkovic-Savic e poi con la collaborazione dei suoi difensori centrocampisti Vojvoda e Baselli può ripartire. Eccolo qui Singo ancora per Daniele Baselli, quando siamo giunti al 40esimo non ha fretta chiaramente gioco e allora può gestire anche questi istanti finali di primo tempo e prova a verticalizzare, adesso lo fa con Gojak per Cancello, ancora Zaza limite dell'area, dentro per Belotti, attenzione Belotti fermato da un grandissimo intervento della retroguardia del Crotone, segnatamente nella figura di Gigi. Può ripartire Edoardo Enrique delle Gaccigarini, dentro per Vulic in verticale a cercare Dragus, anticipato, bruciato dalla retroguardia del Torino di gioco 86. Zaza arretra la sua posizione per fare da collante tra centrocampo e attacco, è lui che dà avvio alle azioni pericolosissime della formazione guidata da gioco 86. Qui si addormenta Gojak, non si addormenta l'arbitro che fischia il primo tempo. Grandissime emozioni in questi primi 45 minuti. Teclas ancora in partita, secondo me avrà ancora qualcosa da dire al Bise. Assolutamente, avrà moltissimo da dire in questo secondo tempo, secondo me cercherà una reazione e la reazione da parte di questo giocatore molto esperto toscano del Crotone eSports non tarderà ad arrivare. Dall'altra parte però bisogna dire che per il momento gioco 86 Sornione, con il suo stile di gioco fatto di una difesa solida e una grande capacità di manovra per poi riuscire a concretizzare le azioni costruite, sta meritando probabilmente il risultato. Vediamo come cambierà adesso il volto di questo Crotone, specie in attacco. Io mi aspetto qualche cambio sinceramente al Vise, soprattutto nella figura di Rivière, eccolo qui, l'avevo chiamato, Rivière è lui che deve dare la scintilla a questo Crotone nella fase offensiva, veramente spento. A Vulico anche qui Simi veramente estraniato in quello che è la fase offensiva del Crotone, deve essere chiamato in causa un po' di più e chiaramente chi meglio di Rivière può farlo in questo caso, in questo secondo tempo che è di un'importanza capitale, lo ricordiamo, per il Crotone che con una vittoria si garantirebbe il terzo posto del girone, mentre il Torino con questa vittoria che sta maturando in grazie al gol nel primo tempo di Gojak andrebbe a collocarsi in testa al girone B. Mandragora, secondo tempo iniziato da 5 minuti, stradica la pallone Dragus, allora Rojas centralmente per Simi, c'è una posizione di offside, fuori gioco, fischiato Simi, l'abbiamo detto, l'abbiamo criticato Simi, qui veramente pachidermico, molto lento nel non rientrare dal fuori gioco, probabilmente sarà sostituito secondo me se continuerà a effettuare questi movimenti da Teclas, che deve provare ad aggirare anche con un possesso palla più fluido in fase offensiva la difesa veramente rocciosa di Gioc 86. Hai detto benissimo Tommaso, è difficile aggirare questa difesa davvero davvero rocciosa, hai detto benissimo, del Torino che si sta difendendo bene e che si rende comunque anche pericoloso in contropiede. Adesso ci prova con Gojak. Sì, Gojak che delega Vojvoda, verticale per Zaza, scambia ancora, scarica bene per Vojvoda, centralmente per Baselli, scambiano ancora i centrocampisti del Torino con Baselli sempre in possesso del pallone, poi scarica per Belotti, per Zaza 1-2 che non si concretizza perché c'è l'intervento pulito di D'Aprile, qui entra taccia probabilmente di Singo su Dragus, probabilmente sarà sventolato anche un Bremer. Di Bremer su Dragus, cartellino giallo ineccepibile per lui. Sì, è il minimo, la minima sanzione possibile qui, un giallo che ci sta tutto davvero. Adesso ci prova Teclas in avanti. Simi, il limite dell'area, siamo ai 16 metri, dentro per Dragus! Si sveglia Teclas e lo fa con Dragus al minuto 60. Colpo di scena, fuori gioco! Gelati!
gelati tutti quanti, gelati noi, gelato Teclas, perché la posizione di Dragus, andiamola a vedere, è di offside. Guardiamola tutta, chiaramente la delusione nel volto di Teclas, l'urlo strozzato nella gola di Teclas, il nostro chiaramente è venuto fuori e poi ci siamo dovuti chiaramente accorgere di questa bandierina sventolata, impietosa, ma chiaramente in maniera corretta dall'assistente, che quindi nega la gioia del gol a Teclas, che sta ben figurando in questa ripresa. Hai parlato ovviamente dell'urlo strozzato in gola di Teclas, il ghigno beffardo invece da parte di Gioco 86 che si salva, e adesso c'è Belotti, solo Belotti, Belotti, altro squillo del gallo Belotti, 63 sul cronometro. Quante azioni che ci propongono queste due compagini, quella granata e quella del Crotone, guidate rispettivamente da chiaramente Gioco 86 e Teclas 93. Alessandro, Carlo Impero e Nicolò Sesto qui prova a scambiare Gojak con Gigi, che si frappone, prova a delegare a Simi, non arriva sul pallone, allora ancora Gojak a cercare Mandragola centralmente col sinistro, non è preciso, non è puntuale, poi rinviene sul pallone con grande forza di determinazione, qui Belotti si gira col sinistro, Cordaz in calcio d'angolo, 68 sul cronometro, quante azioni. E qui salva davvero il risultato l'ex portiere, tra le altre squadre anche del Cittadella. Guardiamo con che velocità, con che rapidità un bomber di razza come il gallo Belotti si gira e conclude di sinistro all'indirizzo della porta difesa appunto da Cordaz. Cordaz davvero con un intervento superlativo salva il risultato. Il nativo di Cordignano si sta rendendo protagonista assoluto di questa partita e sta tenendo a galla il Crotone di Teclas 93. D'aprile Golemic, Gigi, Rispoli non bastano, deve pensarci quindi chiaramente Cordaz a fare buona guardia. Adesso Riviera, Simi con supporto Rojas, probabilmente entrerà anche un altro giocatore in avanti, e si tratta di Unas, che con chiaramente lì in quella in altra circostanza guidato da Raff Inter ci ha fatto veramente leccare i baffi, un gol veramente delizioso. Esatto, magari poi ci sarà anche l'opportunità di rivederlo con gli highlights, però nel frattempo sicuramente gustiamoci quello che è quella che sarà la prosecuzione di questa partita, una partita davvero emozionante che adesso ovviamente Jock sta cercando con le unghie e con i denti di portarsi a casa. Ovviamente questo 1-0 per il momento vale il primo posto, il primo seed nel girone in vista del winner bracket per il Torino. Occhio però, mancano ancora 22 minuti e Teclas sicuramente non ci sta. 68 sul cronometro, calcio d'angolo affidato ai piedi del chiaramente centrocampista Granata, che prova a scagliare una bomba centrale per cercare di trovare la testa di Simone Zazza e compagni. Qui ottima la rimessa laterale, che è in ottima posizione offensiva, qui affidata chiaramente al laterale Granata. Qui Zazza si destreggia molto bene, cancello col sinistro, deviato, non basta la deviazione a negare la gioia del gol a Gioca, che trova quindi un'importantissima rete del 2-0 al minuto 71 e distende l'espressione, prima molto tesa, molto concentrata sul risultato, adesso con questo 2-0 respira un po' Gioco 86, si lascia anche andare a un sorriso, e Zazza qui cede il pallone in area di rigore e cancello, Rosario Cancello trova il modo di controllare, di girarsi verso la porta difesa da Cordaz, che questa volta è totalmente impotente. È arrivata anche una leggera deviazione, un intercetto che stava per arrivare di Nicolò Sesto, sia sul passaggio che sul tiro, un po' di sfortuna per Teclas. D'altronde però Gioco 86 può festeggiare. Ma che giocatore Simone Zazza, che con la sua fisicità e con la sua qualità letteralmente divelto da solo la difesa del Crotone, che ora ha solo a disposizione 27 minuti scarsi con un as che delega a Petriccione, scambiano i due, poi Rispoli, c'è spazio per un traversone, invece trasferisce per un as, palla dentro a cercare Rojas, fermato in maniera legale, poi mezzo pasticcio della retroguardia Granata che si salva, ancora però un as che guadagna probabilmente un calcio d'angolo. È così con Petriccione dalla bandierina, 74 sul cronometro. Ora o mai più per Teclas. Esatto, ora o mai più, deve recuperare due reti, ci prova con questo cross, vediamo.
palla dentro subito a cercare una spizzata sul primo palo, poi per cercare la palla prolungata per un proprio compagno lì nei pressi dell'area piccola di rigore, ben presidiata da Vanja Milinkovic Savic. Altro calcio d'angolo affidato al destro di Rojas, eccolo il numero 20 sul punto di battuta a cercare la testa di Simi Cigarini, prova a inventare qualcosa lì, lato corto sinistro dell'area, ancora Cigarini, prova un numero eccessivo qui il tentativo di dribbling per Luca Cigarini, che non possiede tutte queste doti nel uno contro uno, deve gestire il traffico a metà campo, non deve prendersi lui queste responsabilità nell'uno contro uno. Hai detto bene, un playmaker da schierare davanti alla difesa, non esattamente un trequartista col vizio della mezza punta. Luca Cigarini, giocatore molto esperto qui, ha esagerato un po' probabilmente. Teclas 93, occhio perché deve difendersi, questa volta si salva senza troppi problemi. Si salva e lo fa su Simone Zaza, letteralmente una furia, sta facendo il diavolo a 4 qui con Unas, dentro per Petriccione, ancora a scambiare con Unas, 1-2 che si conclude in questo momento, ancora Petriccione, palla dentro per Simi, fermato veramente ectoplasmico qui Simi, non ha inciso nel corso di questo match come non ha inciso nelle partite precedenti, chiaramente il Crotone non sarà soddisfatto, chiaramente Teclas che si trova costretto a rimontare due reti quando siamo giunti al minuto 86 e i minuti, le lancette scorrono impietose per lui, mentre con il sorriso che viene chiaramente non ci viene fatto vedere da Gioco 86, che sorride con l'animo chiaramente tranquillo di uno che ha fatto tutto il possibile per portarsi a casa questa vittoria che sta maturando in questi minuti finali, non ci pensa però Teclas a dargli la vinta. Un minuto a disposizione e più recupero. Nuoco, attenzione, ancora una volta. Che beffa! Ancora una volta Teclas, si viene negata la gioia del gol e guardate tutta la disperazione di Nwankwo, sempre per pochi centimetri, il sorriso veramente amaro di Teclas 93 e dice io più di così non posso fare, e probabilmente su questa chance si concludono le sue chiaramente possibilità di rimonta. Per siamo giunti al 90esimo, solo i minuti di recupero a separare il Torino dal primo posto nel girone. È qui davvero una questione di una manciata di pixel per Simi Nwankwo, che qui era scattato molto bene in realtà sul filo del fuorigioco, un po' di sfortuna qui davvero per Teclas, questo fuorigioco era addirittura meno evidente del precedente gol annullato a Dragus. Adesso siamo davvero agli sgoccioli, Crotone prova a spingersi nuovamente in avanti ma credo che sia finita, Tommaso. Sì, quasi finita, quando gioca Scaraventa il più lontano possibile, tutta la gioia di Gioco 86, tutta la delusione invece di Teclas 93, il Raf Inter 9-3-4,